questo libro ha come obiettivo primario di trovare nuove risorse per l'Università Italiana che ha subito dei tagli fatti in modo molto approssimativo dai governi recenti che hanno tolto molte risorse in un modo indiscriminato che ha punito i buoni e i cattivi. È necessario quindi dare nuove risorse, ma non possono gravare sul debito pubblico perché la priorità deve essere di ridurre il debito e la spesa per interessi, e poi devono essere risorse che devono essere date alle università che le sanno usare bene. E quindi bisogna anche dare autonomia alle università perché le possano usare bene, ma deve essere un'autonomia controllata, perché sappiamo che dare autonomia senza un controllo è pericoloso. Ed ecco che quindi la chiave di volta di questa proposta è avere fiducia negli studenti, avere fiducia nella loro facoltà di scelta, nella loro capacità di scegliere le università migliori, i progetti educativi migliori proposti dagli atenei. E quindi di dare agli studenti dei prestiti che preferiamo chiamare borse restituibili, cioè sono delle borse di studio che mettano gli studenti nelle condizioni di poter scegliere un'università anche lontana da casa, premiando quindi le università migliori, ma che siano però delle borse di studio che, se poi l'investimento educativo dello studente avrà successo, immaginiamoci uno studente che diventi un avvocato, un architetto, un medico, che guadagnerà a sufficienza, viene che solo in questo caso quella borsa possa essere restituita perché serve a qualcun altro. E queste borse serviranno anche per pagare tasse universitarie maggiori, ed ecco la fonte di maggiori risorse per l'università. Cioè non è efficiente e non è nemmeno equo che oggigiorno chi può permettersi di pagare l'università paghi cifre irrisorie come 2.000 euro, 3.000 al massimo per dei corsi universitari, quando il costo per studente è molto maggiore. E quindi l'idea è che questi prestiti restituibili servano per pagare maggiori tasse universitarie, ma non per tutti gli atenei. Questa è una proposta che non pretendiamo di imporre a tutti, ma solo a quegli atenei che siano disposti a provare un sistema diverso di fare università. Quindi gli atenei che siano disposti a fare questo potranno ammettere gli studenti portatori di prestito e riceveranno quindi le maggiori tasse universitarie. Ma poiché non tutti i prestiti saranno restituiti, perché alcuni studenti non riusciranno a restituirli e non sarà un problema, bisogna che qualcuno ci metta una garanzia. Questa garanzia deve venire dagli atenei stessi. Quindi gli atenei fanno una scommessa, mettono una garanzia per i prestiti, sapendo che se la loro offerta educativa avrà successo, potranno attirare studenti portatori di maggiori risorse che gli permetteranno di fare un corso di eccellenza. Le cosiddette borse restituibili, o tecnicamente prestiti condizionati al reddito, sono strumenti finanziari che sono stati già usati ampiamente in Svezia da anni e in Australia. Ripeto, rispondono a un concetto che è talmente intuitivo che faccio fatica a capire perché non sia percepito. Non sono mutui come quelli per la casa, cioè non sono prestiti che lo studente deve restituire per forza. Non sono nemmeno i prestiti d'onore americani. Erroneamente la mia proposta viene sempre classificata come una proposta di prestiti d'onore. I prestiti d'onore lo studente li deve ripagare, se non li ripaga, per esempio, non riceverà carte di credito, perché gli emittenti di carte di credito considerano quel prestito come default. Le nostre sono borse restituibili, e quindi sono usate, è vero, all'estero, ma soprattutto rispondono a un principio che è, di nuovo, sarà anglosassone, ma è ragionevole. Dovete spiegarmi per quale motivo una persona abbiente non debba pagare l'università per i propri figli, o perché una persona che attraverso il finanziamento universitario possa ottenere redditi molto elevati in futuro non debba restituire alla collettività il beneficio che ha ricevuto. Mi si dice, ma c'è la fiscalità generale, l'IRPEF è un'imposta progressiva. Sì, ma l'IRPEF la pagano anche tante persone che i figli all'università non ce li mandano. Noi calcoliamo che ci sono famiglie povere che trasferiscono 2,7 miliardi di euro alle famiglie che oggi mandano figli all'università e lo fanno attraverso la fiscalità generale. A noi ci sembra più trasparente e più equo che chi può permettersi di pagare l'università lo faccia e che la redistribuzione avvenga all'interno dell'erogazione del servizio, non nella fiscalità generale. Questo, secondo me, tra l'altro, come principio generale, ridurrebbe di molto l'evasione fiscale, perché gli italiani sarebbero più propensi e più disposti a pagare le tasse se ne vedessero immediatamente il beneficio. È interessante che le stesse persone che criticano fortemente l'ANVUR
criticano anche la nostra proposta e viene il sospetto che critichino comunque qualsiasi tipo di valutazione. Ma la nostra proposta nasce proprio dal fatto che abbiamo dei dubbi su una valutazione centralizzata. La valutazione centralizzata come quella che fa l'Hamburg è un esperimento costoso, molto difficile da fare e che probabilmente lascia moltissime persone insoddisfatte perché richiede di stabilire dei criteri di valutazione e soprattutto di stabilire come quei criteri siano associati a erogazioni di fondi. E chi lo fa? In che modo? Sulla base di quali principi? Se io penso che certe riviste siano le migliori, c'è un altro professore che pensa che le riviste che piacciono a me non piacciono a lui. Quindi c'è un problema intrinseco di qualsiasi sistema di valutazione centralizzato, che è un problema noto alla letteratura economica. La valutazione centralizzata richiede di chiarire bene quali sono i criteri, essere sicuri che siano condivisi e soprattutto di spiegare come questi criteri poi si traducono in erogazione di fondi. Ecco perché noi proponiamo invece una valutazione diversa, la valutazione fatta da chi deve scegliere, dagli utenti. Rischioso, perché bisogna che gli studenti universitari sappiano scegliere e quindi devono avere adeguate informazioni per scegliere. Ma se lo fanno nei paesi stranieri, perché non dovrebbero poterlo fare anche qua?